Il piazzale, ridotto a una vera e propria discarica a cielo aperto a causa degli abbandoni illegali di materiale di ogni genere e tipo, compresi vecchi mobili e sfabbricidi, ma anche di sacchetti dell'immondizia lasciata incivilmente, è stato bonificato nel corso di un vero e proprio intervento straordinario con tanto di cassone e pala meccanica per ripulire tutto e rimuovere i cumuli di rifiuti che si trovavano proprio davanti l'ingresso del conservatorio. Una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto che si è formata a causa di ripetuti conferimenti illegali e incivili, ma le fototrappole hanno permesso di risalire ai responsabili, come fatto sapere dall'assessore all'ecologia e all'ambiente del comune di Trapani, Ninni Romano, che ha disposto di delimitare l'area chiudendola con delle protezioni, in modo da non permettere l'accesso nel piazzale. Questa era una zona che da tempo era stata attenzionata con la posizione di telecamere e abbiamo beccato parecchie persone che venivano a diciamo, smaltire qui quelli che erano i loro rifiuti o addirittura abbiamo trovato un giorno un intero appartamento di mobile e quant'altro. Ma sono stati beccati, sono stati identificati grazie anche all'ausilio delle guardie ambientali, intervento dei nostri vigili urbani. E di conseguenza, nel momento in cui siamo riusciti a fare la quadra in questa zona, come vedi, abbiamo predisposto immediatamente la rimozione dei rifiuti, che non erano soltanto dei rifiuti abbandonati ingombranti, ma c'erano anche degli sfabbricidi e quant'altro. A quel punto si è dovuto immediatamente, col coordinamento anche di protezione civile, abbiamo messo questi blocchi che serviranno ad evitare che i camion ritornino ad entrare qua dentro e a rimettere, diciamo, tutto quello che sono quei rifiuti che di fatto ci costano un bel po' poi smaltire, perché il fatto serio è questo: ci costano un bel poco e ci fanno diminuire quella che è la percentuale di differenziata. Ogni anno il comune di Trapani, per bonificare le aree dove vengono abbandonati ingombranti e materiale vario, spende oltre 800.000 euro, somme che gravano sui cittadini attraverso il pagamento della Tari. Un costo in più, dunque, di cui devono farsi carico i contribuenti trapanesi. Perché i trapanesi onesti sono parecchi e ci danno veramente grande manforte per arrivare a oltre il 65%, ma nel momento in cui abbiamo un abbandono così, diciamo, forte, la percentuale abbassa notevolmente. In tutto, quante multe sono state fatte in questi mesi con le telecamere? Allora, con le telecamere, con l'ausilio delle guardie ambientali e dei vigili urbani, sono state erogate oltre 60 multe. C'è da dire anche che queste somme, con un accordo adesso che c'è, dovremmo fare un accordo con la provincia, queste somme verranno anche incamerate da parte del comune e di conseguenza potranno essere utilizzate intanto per l'acquisto di nuove telecamere, perché di fatto è una di quelle situazioni che ci dà veramente grande respiro, per cui sono poche quelle che abbiamo, dobbiamo metterne altre in campo e poi con l'associazione di categoria con cui stiamo cercando di chiudere il cerchio e aumentare anche la presenza dei volontari sul territorio, possiamo veramente cercare di dare un reset a questa città.